Liberi.tv, Riccardo Cristiano, una marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze. Stiamo marciando insieme a Mina Welby, che è inutile presentarla perché io credo che Mina Welby sia conosciutissima non soltanto in ambito radicale ma a carattere nazionale. Mina, perché è importante difendere la libertà in Italia e vabbè anche nel mondo in questo caso? Sì, anche nel mondo. Dobbiamo pensare che anche in Italia abbiamo avuto delle parti di popolazione oppressa sotto il fascismo, sotto il regime di Mussolini. Io appartengo a uno di questi popoli, cioè il Sud Tirolo, l'Alto Adige, era oppresso nel senso che non aveva diritto di avere le scuole nella lingua della popolazione. La popolazione era di lingua tedesca, quindi i miei nonni, i miei genitori hanno dovuto frequentare la scuola italiana. Certo. Era obbligatorio, anzi addirittura si legge da qualche parte che i commissari che erano al posto dei sindaci erano autorizzati a incarcerare, a arrestare persone che parlavano in pubblico in tedesco, e qualcuno l'ha fatto, certo. non succedeva. Comunque questo è passato, il Sud Tirolo è autonomo, c'è l'autonomia, è una popolazione laboriosa. Italiani e tedeschi collaborano, stanno vicini l'uno all'altro, insomma non si litiga più come una volta. Certo, ci sono ancora delle ombre ogni tanto da qualche parte, ma io credo che con il tempo, questo è un fatto culturale, e le associazioni e anche i politici lavorano in modo che la cultura diventi uniforme. Certo. Cioè che vengono inglobati. La stessa cosa succede adesso con gli immigrati, che vengono suddivisi sulle popolazioni del posto. Ogni paese, anche più piccolo, ha un certo numero di immigrati, sì. Vengono inseriti. Ecco, questa è una cosa che fa qualcuno, e anche in altre città queste cose devono succedere. Ora, noi parliamo anche di tutte le popolazioni del mondo, perché se non c'è democrazia in tutti gli stati, in tutti i paesi, Birmania, l'Iraq, l'Iran, il Tibet che vorrebbe l'autonomia, non vuole essere indipendente, certo. Ma io credo che benissimo andrebbe che venisse fatto come, cioè venisse adottato quello statuto di autonomia che ha la provincia di Bolzano. Andrebbe molto bene per il Tibet, sarebbe naturalmente sempre cinese, sì. La cittadinanza, ma avrebbero le cose autonome per la popolazione loro, tutto quello che a loro, insomma, le loro usanze, il loro modo di vivere venga conservato e venga favorito, e questo credo che sia una cosa assolutamente necessaria. Mina, io volevo farti una domanda molto semplice, perché sì. Tu sulla tua pelle hai sperimentato l'assenza di libertà in Italia, perché libertà in Italia può significare anche libertà di cura, può significare anche libertà di autodeterminazione e libertà, sì. Di scelta, un po' come in alcuni paesi, appunto parlavamo prima con la presidente delle donne tibetane in Italia, c'è la politica del primo figlio per una questione della appunto sovrappopolazione. Tu invece hai passato sulla tua pelle proprio l'esperienza di Piero Welby, che gli è stata, diciamo, impedita fondamentalmente una cura, ma anche un'eutanasia, quindi si ci batte alle volte per la libertà di curarsi, per la libertà di morire, per la libertà di vivere. Sì, assolutamente sì. Anche su questo l'Italia è arretrata al massimo. Ora la nostra proposta di legge sul trattamento, cioè sul rifiuto dei trattamenti sanitari e
la possibilità di avere anche l'eutanasia in Italia, ancora questa legge è soltanto appoggiata, si può dire, in un cassetto nelle commissioni congiunte giustizia e affari sociali, ma quando lo metteranno fuori non lo so. Io spero che il governo Renzi non cada, perché almeno comincino a discuterne, perché altrimenti temo che succede come con tutte le leggi, il prossimo governo poi non la tocca, non la fa toccare, non esce più. E quindi, e poi le cure dei malati, che non debbano essere ricoverati nell'RSA dove c'è poco personale e si risparmia su questi poveri malati. E si risparmia, sai come? Cioè si risparmia, anzi si guadagna, perché al posto di nutrirli imboccandoli, perché non c'è personale, si mettono la sacca, si mette la cannula, il sondino, e vengono nutriti per forza, ma nessuno si cura di loro, non c'è un rapporto umano con loro, esatto. Io credo che quando una persona è molto anziana, nutrirla con una nutrizione artificiale è una tortura, sì. E quindi non va bene. Persone anziane vanno lasciate morire come l'età vuole, come la vita vuole. Certo. E io credo che questa sarà una buona morte, perché ti addormenti e non te ne accorgi nemmeno che te ne vai. Certo, se ci sono delle malattie, lì servono le cure palliative, quelle vanno bene anche per gli anziani, perché ci sono sempre le paure, le ansie, i dolori, però vanno trattati con cura e con affetto. E dignità soprattutto. E dignità specialmente, sì. La dignità che è insita in ogni persona, se è un professore, se è un medico, se è l'ultimo, non lo so, l'ultimo poveraccio che viene a trovare per strada, ma la dignità umana è uguale di tutti. Perfetto, io ringrazio Mina Welby, che è qui alla nona marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, e le auguro appunto una buona marcia e una buona battaglia quotidiana per le libertà. Grazie. Perché sono tante. Grazie. Grazie e buona marcia a voi.